sull'isola a volte abitata da quel che siamo, ci sono notti, mattini e albe in cui non sentiamo il bisogno di morire. Allora sappiamo tutto di quel che è stato e che sarà. Il mondo ci appare definitivamente spiegato e ci invade una grande serenità e si dicono le parole che la esprimono. Alziamo un pugno di terra e la stringiamo tra le mani, con dolcezza. Lì si contiene tutta la verità sopportabile, il contorno, la volontà e i limiti. Possiamo allora dire che siamo liberi, con la pace e il sorriso di chi si riconosce e ha viaggiato intorno al mondo infaticabile perché ha morso l'anima fino al suo osso. Liberiamo pian piano la terra, dove avvengono miracoli come l'acqua, la pietra, la radice. Ognuno di noi è intanto la vita. Questo